Comunque è simpatico lui, sì, sono d'accordo, Fede, eravamo Eravamo già live, live. vabbè, a Eravamo già posto. live. Questa la Allora, tagliamo dal podcast. sì, questo è un dettaglio. Allora, ciao a tutti. Come al solito, il primo minuto è io che vado un attimino nel gruppo a vedere se la live è partita, così ci pigliamo pure il tempo che qualcuno si colleghi. Nel frattempo teniamo in caldo il nostro uomo lì in panchina, il nostro Panchina Cristiano Ronaldo della scalda. giornata. E nel frattempo Federico fa i suoi blooper. I Allora, miei errori simpatici. No, dai, vabbè, comunque. diciamo simpatici. Allora, grazie a tutti quelli che hanno seguito l'episodio dell'altra volta, che era un episodio pilota nel quale parlavamo noi due, quindi era molto meno interessante rispetto a quello che è il nostro progetto reale. La live è partita. Da partire da oggi, che è il primo episodio vero, abbiamo un ospite esperto con il quale parlare. Abbiamo già un attimino aizzato la polemica, lui in realtà, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Io, senza ulteriori indugi, lo presenterei, lo presento bene, in modo tale che lui non mi può eventualmente citare per danni dopo, ovvero Giulio Notturni, responsabile della comunicazione per azioni istituzionali assessorata alla sanità della Regione Lazio e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Grazie Giulio di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Beh, mi sono già beccato un simpatico almeno. Almeno Quindi diciamo, simpatico, poteva andarti peggio. mi avete presentato in pompa magna, quantomeno finisco che sono simpatico, va benissimo, va Esatto. benissimo. Posso garantire sul fatto che sei simpatico, Sì, no, quindi sul resto ho dei seri dubbi anche io. questo No, ma bisogna. tra l'altro calcola che Federico, come me, è un misantropo, quindi il fatto Decisamente. che ti consideri già degno di nota proprio come essere umano è una grande conquista. Addirittura ti ha definito simpatico, quindi diciamo che può quasi, cioè lui ti ricorderà in punto di morte, capito? Ricorderà un Io ho giorno. fatto questo podcast solo per essere sminuito, perché mia moglie ci riesce benissimo, però in genere le altre persone che interagiscono con me non sono altrettanto franche. Invece, siccome questo signore, insomma, me lo sono scelto come testimone di nozze, lui mi riporta sempre con i piedi per terra. Quindi, Giulia, Ma gli amici veri sono quelli che ci trattano peggio di solito, quindi è sempre assolutamente, così, è assolutamente. sempre così. Diciamo che anche se non fossi un amico vero non avrei alternative nel suo caso. Però, Giulio, allora, noi oggi abbiamo voglia di parlare di un pochettino di cose sulle quali abbiamo curiosità ma non competenze, quindi abbiamo chiesto a te che hai dei ruoli istituzionali, tra l'altro al momento Regione Lazio e Spallanzani, in passato hai collaborato al Ministero della Sanità, quindi voglio dire, addirittura a un livello ancora più alto in termini di gerarchie, se vogliamo. Allora, noi partiamo da quello che poi è lo spunto che ci hai dato tu prima, ovvero da questo rapporto tra gli esperti in televisione, sui media e la definita infodemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero qua parlano tutti, dicono tutto il contrario di tutto, arrivano virologi, arrivano scienziati o presunti tali, uno dice A, un altro dice B, ma che cazzo sta succedendo? Ma sì, diciamo nella chiacchierata iniziale mi sono permesso di suggerire questa piccola polemica, che poi in realtà partendo da questo, diciamo noi abbiamo costruito su questa cosa un po' tutta la strategia di comunicazione dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio in questo periodo di pandemia. La polemica è perché, allora, se è vero che l'informazione, la comunicazione, la divulgazione scientifica difficilmente ha opinioni così contrastanti, com'è possibile che in questo momento invece si è assistiti a diciamo esperti che nello scorrere dei mesi si contraddicessero in questo modo così pesante, oppure sia i singoli si sono contraddetti nel tempo, sia c'è stato un po' un differente approccio alla questione Covid anche da diversi esperti. Beh, ovviamente da qui partiamo nell'analisi che la comunicazione, l'informazione, la divulgazione scientifica, come dicevo prima, è un'informazione, una comunicazione che si basa sui dati, quindi su una anche sedimentazione di alcune informazioni, e quindi in quel caso la scienza si dice che parli con una voce sola, perché appunto parlano i dati, parlano le ricerche, parlano dei dati acquisiti, sedimentati e replicati e replicabili nel tempo, quindi il concetto su cui si basa la ricerca scientifica si basa poi sulla comunicazione scientifica.
Il problema è che ci troviamo davanti a un qualcosa di ignoto, dove non c'erano dati consolidati e quindi gli esperti, nonostante fossero ovviamente esperti qualificati, quindi di certo avevano un'opinione più autorevole che se andassi io in TV, però ovviamente la loro era una semplice, in quella fase, opinione, seppur di un esperto era una semplice opinione, e quindi i diversi esperti potevano avere diverse opinioni anche sul prevedere cosa sarebbe accaduto. Quindi avevamo un Bassetti che diceva che prima dell'estate ormai il Covid era sconfitto, e avevamo un Galli che era molto più diciamo cauto in queste affermazioni, e poi si è vista che la seconda ondata è scoppiata, che è ripartito tutto come prima, e quindi ovviamente questa contraddittorietà anche di informazioni ha creato dei danni molto gravi, molto pesanti nell'opinione pubblica, anche di disorientamento del cittadino. Quindi noi invece sull'importanza di parlare di qualcosa di consolidato, ne abbiamo fatto un po' il cavallo di battaglia della comunicazione nella regione Lazio, insomma, in questo periodo di emergenza coronavirus, e quindi abbiamo adottato delle strategie specifiche che diciamo non creassero questo spaesamento anche delle persone che andavano a leggere le informazioni, cioè? Perché c'è una grandissima voglia di informazioni. Io non sono del Lazio, sono della Campania, Federico sì. Io sono del Lazio, però devo essere onesto, è più difficile incrociare, se non sei appunto nella situazione di emergenza, è più difficile incrociare la comunicazione istituzionale, quindi magari quali sono gli effetti concreti poi di questo stile comunicativo? Ah, gli effetti concreti sono, per farvi l'esempio, che forse è l'esempio più lampante su cui magari ci possiamo impostare l'intera puntata, è che io arrivo in assessorato a praticamente novembre 2019, chiamato appunto dall'assessore, io ero al Ministero dell'Istruzione, perché dopo il Ministero della Salute mi sono occupato con due ministri di istruzione, e ho accettato di tornare in Regione Lazio proprio per tornare a parlare di sanità, perché ovviamente dopo l'esperienza con la ministra Lorenzin mi sentivo insomma ovviamente molto interessato al tema, e quindi ho accettato di tornare a parlare di sanità. E ma ve la faccio breve: noi abbiamo aperto i canali Salute Lazio, che è un po' il brand della salute della Regione Lazio, quindi staccati dalla comunicazione istituzionale della regione, praticamente a dicembre. A gennaio noi abbiamo avuto i primi pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani, e quindi noi sostanzialmente da zero fan su Facebook siamo ora a quasi 200.000, quindi abbiamo quasi raggiunto i canali istituzionali di Regione Lazio, aperto dal 2009 credo. Esatto, addirittura prima. Questo dà l'immagine della forza, dell'interesse delle persone sul tema salute, ovviamente durante una pandemia sanitaria, ma anche secondo me la reputazione e la capacità di penetrazione del messaggio che siamo riusciti a creare, e forse l'abbiamo fatto un po' bene, mi illudo di poter dire che l'abbiamo fatto bene, e siamo diventati il canale riconosciuto anche dai TG, dai siti di Repubblica, Messaggero e quant'altro, che quindi riprendevano le informazioni nostre, e quindi siamo cresciuti tantissimo anche sui numeri. Scusami, abbiamo post condivisi da... Scusami, Giulio, ti interrompo soltanto perché voglio farvi due domande. La prima è quello che stavi dicendo prima: la scienza si basa sui dati, ma che è necessario attendere un attimino per poterli confermare o confutare. E questo probabilmente è uno dei grandi problemi della comunicazione, della divulgazione scientifica, soprattutto nel nostro paese, perché la gente non capisce come funziona il metodo scientifico. Cioè, in genere, infatti questo è uno degli argomenti che vorremmo trattare nel podcast, perché la gente non lo capisce, pensa che la scienza sia come il 2 più 2 fa 4. Ovvero io abbiamo un atteggiamento, diciamo che nel nostro paese si tende ad avere un atteggiamento dogmatico, di conseguenza la scienza è quello che questo mese ha detto la Pravda. E quindi di fronte ad un'incognita come era il coronavirus all'inizio, il nuovo coronavirus all'inizio, era abbastanza ovvio che ci fossero persone che da un giorno all'altro dicevano una cosa diversa, e anche frutto delle informazioni che venivano fuori. Quindi questo è in parte
ha fomentato il problema, ma la vera base del problema sono i media che ci hanno giocato e ci hanno veramente sfruttato la situazione, come tu prima dicevi. Ma l'altra domanda che volevo farti è, lo Spallanzani che ruolo ha effettivamente da un punto di vista proprio centrale, istituzionale, in questa pandemia? Perché se ne parla spesso, è un nome che viene sempre associato al CTS, ad esempio, a questo comitato tecnico-scientifico, ma per quale motivo è lo Spallanzani e non un'altra struttura? Allora, diciamo che le due eccellenze nazionali sul tema malattie infettive sono l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, l'Azzaro Spallanzani, che è un IRCCS, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che quindi non dipende soltanto dalla regione in cui è, ma anche direttamente dal Ministero, sono appunto lo Spallanzani e il Sacco di Milano. Quindi diciamo che in una pandemia di un virus influenzale che si trasmette, quindi una malattia trasmissibile, malattia infettiva trasmissibile, ovviamente i due punti di riferimento sono queste due istituzioni che si occupano appunto di malattie infettive. Nel nostro caso specifico, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, l'Azzaro Spallanzani, è stato un po' il nostro faro. Quindi quella che è stata un po' la polemica che facevo prima, noi l'abbiamo superata in questo modo. Parla per la Regione Lazio, a livello scientifico, unicamente l'Istituto Spallanzani. Quindi i nostri volti, i nostri frontman a carattere scientifico sono unicamente il professor Ippolito, che è il direttore scientifico dello Spallanzani, e il professor Baia, che è il direttore sanitario dello Spallanzani. Quindi come si cura il Covid e le ricerche legate al Covid sono i nostri due diciamo punti di riferimento, e quindi noi abbiamo cercato di superare tutto il problema legato a diverse opinioni anche all'interno della stessa regione, che avrebbe creato soltanto dei danni. Quindi noi abbiamo, così come insegna un po' la comunicazione di crisi, non solo sanitaria, ma in tutte le materie, l'accentramento un po' del luogo decisionale e il parlare, cercare di parlare con un'unica voce, noi abbiamo cercato di adottarlo sin dall'inizio, appunto individuando l'Istituto Spallanzani come il nostro faro, il nostro, diciamo, la consulenza scientifica l'abbiamo praticamente subappaltata a loro, come è naturale che sia. Ok, no, a me la cosa che reputo veramente assurda è che nessuno all'interno dei media ufficiali si sia reso conto che questa ricerca, questa caccia al virologo per fare la dichiarazione shock del momento, in realtà faccia male a tutti. E lo trovo una cosa veramente assurda, no, anche controproducente, deleteria, sia per la credibilità dei giornali che per la credibilità in generale dell'informazione. Perché poi alla fine, se tu dici una cosa e ogni settimana viene puntualmente contraddetta, perché tanto si dice tutto il contrario di tutto, quindi è inevitabile che una metà delle cose che stai dicendo venga contraddetta il mese dopo, questa cosa brucia proprio credibilità, in una fase nella quale peraltro credibilità è l'unica cosa che faccio, garantisce la se posso, vi faccio un esempio del danno immediato che per esempio ha creato. Parto da una cosa che è avvenuta recentemente, senza arrivare a marzo scorso. Abbiamo visto l'importanza della vaccinazione in questa fase, no? Quindi il problema della comunicazione, ma penso a livello trasversale in questa fase, la ricerca del titolone per fare clickbaiting sui social e quant'altro, ovviamente in questa fase sulla sanità è tutto moltiplicato a livello esponenziale. Vi faccio un esempio, è iniziata la vaccinazione, mi sembra fosse in Spagna, dopo il vaccino sono risultate positive, mi sembra, 3 infermiere, e il Messaggero ha fatto titoloni su questa roba, senza spiegare che ovviamente l'immunizzazione avviene intorno al 7° giorno dopo la seconda somministrazione del vaccino. Quindi nella fase di grande già dubbi sulla vaccinazione, se un quotidiano come il Messaggero mi fa il titolone problema vaccini, risultati positivi dopo il vaccino, 3 infermieri in Spagna, ovviamente mi crea il panico assoluto nella popolazione. Quindi qua bisogna assolutamente mediare con il bilancino, ovviamente la libertà d'espressione, la libertà di stampa, l'autonomia della stampa, ma è ovvio che ci deve essere preservata, un po' etico. C'è bisogno di responsabilizzazione. Cioè io qui mi appellerei agli ordini, magari allo stesso ordine dei giornalisti, cioè regà,
Ma fatevi, facciamo i conti col fatto che questi fogli non sono semplici, non servono solo a incartare il pesce, la gente poi li legge e si crea dei preconcetti. Di conseguenza, allora, il problema qua è sul anche cercare di capire, di far capire, o meglio, un giornalista dovrebbe saperlo, un aspetto di comunicazione che gestisce i social magari di un quotidiano, quindi tra giornalismo e comunicazione c'è una profonda differenza, ovviamente. Però se tu mi fai il titolone in un modo e poi mi spieghi il contenuto dell'articolo, le ultime tre righe, allora tu lo sai che il 99,9% non lo leggerà nessuno lo leggerà, perché voglio dire, i dati li sapete meglio di me, la maggior parte delle persone che leggono il contenuto dell'articolo, pochissime arrivano in fondo all'articolo. Quindi ci deve essere un approccio etico in un momento come questo, e non soltanto a fare i numeri per vendere più copie o per vendere più pubblicità all'interno del quotidiano online. Esatto. Se no, ragazzi, non ne veniamo fuori. Cioè, noi, ma infatti io che per mestiere produco contenuti in ambito medico-sanitario per alcuni clienti, in questo anno ovviamente ho fatto contenuti a tema Covid, era anche normale, anche perché rientrava, diciamo, tra le prestazioni offerte dai fondi che seguo, eccetera. Ma quando dovevo dare una notizia, un'informazione, io andavo a prendere il comunicato, il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, mi leggevo quello e il contenuto lo scrivevo su quelle informazioni lì. Non andavo a cercare il filtro di qualche giornale, eccetera. Quindi il fatto che lo faccia io, che non sono un giornalista, è vero, non avevo l'interesse del clickbait, eccetera, e non lo faccia un giornale, non tanto il Messaggero, che negli anni ha dimostrato di essere veramente feccia, ma molti giornali nazionali. Salutiamo gli amici del Messaggero. Chiedo scusa. L'hai detto te, L'ho detto io, ma sapete perché? Perché anni fa quelli del Messaggero ebbero la brillante idea di dire che la pagina Facebook del Messaggero e il Messaggero erano due cose separate. Allora, nel momento in cui un giornale mi porta questa linea editoriale, per quanto mi riguarda, perde qualunque credibilità. Poi la qualità dell'articolo non lo vado manco a valutare. Ma a questo punto mi collego a quello che tu stava dicendo anche Federico. Dove consigli di informarsi correttamente, però in maniera semplice, perché non tutti quanti sono capaci di leggersi il rapporto o lo studio in inglese pubblicato su Lancet, ok? Al cittadino medio che ha bisogno di capire, ad esempio, il vaccino, così poi passiamo al prossimo punto. Allora, questa è la domanda delle domande, nel senso, no, ci sono molte discussioni aperte un po' tra chi come me fa comunicazione un po' verticale su un settore e soprattutto lo fa dal lato delle istituzioni. Io già nel 2017 proposi al Ministero della Salute, in realtà si stava cercando di avviare, poi ovviamente il cambio di governo ha fatto decadere un po' tutto, c'era un progetto di che il titolo poteva appunto essere la scienza parla con una voce sola, cercare di offrire dei canali ufficiali gestiti dalle istituzioni sanitarie come Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, quindi l'agenzia regolatoria del farmaco, tutte le regioni, gli assessorati alla sanità delle regioni, per cercare di dare una voce unica alla comunicazione scientifica e sanitaria, ma declinata in maniera un po' più, che uscisse un po' dalla divulgazione scientifica e diventasse un po' comunicazione scientifica. Perché quello che è stata un po' la mia esperienza, che purtroppo ancora si vede, è che grandi esperti, grandi ricercatori, grandi scienziati, diciamo, restano soddisfatti nel vedersi pubblicati su Lancet. Io lo capisco anche questo, però è un po' come darsi le pacche sulle spalle da soli, perché poi hai il guru che vende la vitamina C come panacea a qualsiasi male, come il cancro e quant'altro, che ha 2 milioni di visualizzazioni su Facebook, e le persone tendono a seguire più la quantità che la qualità. E quindi questo è un po' il quesito dei quesiti. Quindi, secondo me, passata questa fase del Covid, bisognerebbe fare una vera e propria alleanza anche tra istituzioni che si occupano di scienza e di comunicazione scientifica, per cercare di arrivare con strumenti di comunicazione un po' più accessibili
a più persone possibili per offrire appunto al cittadino, che oggi sappiamo che un buon 80% delle ricerche che vengono fatte per esempio sul famoso dottor Google si fanno in campo sanitario, in campo scientifico, e quindi che uno scienziato o che le istituzioni scientifico-sanitarie continuino a voltarsi dall'altra faccia perché pensano che i social, per esempio, ma non sono solo i social, siano strumenti non adatti alla comunicazione scientifica, è una partita persa in partenza, perché poi le persone sono lì, si informano lì e vogliono essere informate lì, e tutti i dati di qualsiasi sondaggio si faccia oggi portano a questo. Quindi diciamo, continuare a far finta di nulla non fa che posticipare il problema. E vi do un dato: quando io ero al Ministero della Salute e facevamo i sondaggi diciamo sui dubbiosi del vaccino, i famosi Novax, chi aveva dubbio sulla vaccinazione era un 8%. Oggi, se vediamo i dati sulla vaccinazione Covid, c'è un 17% che non se lo farebbe in nessun caso e un altrettanto 17% che ha forti dubbi. Quindi i dubbiosi e gli scettici rispetto alla scienza non vanno diminuendo, diventano sempre di più nel tempo. Sì, c'è un bias, ma perché poi si creano dei bias di conferma, no? Quindi, gli esperti del Ministero, in questo caso, perché è l'ente preposto, dell'Istituto Superiore della Sanità, ma che comunque dipende dal Ministero, di AIFA e di tutte queste istituzioni scientifiche, continuano a far finta di nulla, è un problema che tanto prima o poi tornerà. E lo abbiamo visto oggi. E soprattutto un altro danno pauroso è che se tu non previeni il problema di reputazione e di comunicazione anche sui social, è perché il problema è che poi tu lo subisci. E lo subisci, l'abbiamo visto in una maniera preoccupante, e forse non me ne voglia AIFA, ma purtroppo devo dirlo, sul tema del... oddio, com'era il farmaco... Non so se vi ricordate, durante la pandemia ci fu un quello video che curava l'Avigan, il farmaco sull'Avigan, che ovviamente ci fu questo video denuncia di un mezzo influencer che ovviamente fece dei numeri paurosi, perché in quel momento qualsiasi video sul Covid che venisse presentato con un minimo di credibilità faceva dei numeri paurosi. Lui ovviamente spacciava questo farmaco salvifico che si stava usando in Giappone, che curava tutti dal coronavirus, e attaccava l'AIFA che non aveva ancora autorizzato la sperimentazione. Sulla pressione dell'opinione pubblica legata a questo problema che era partito sui social, e l'AIFA, prima molto ovviamente cauta, come deve essere, perché è un ente, ha dei tecnici impressionanti e seri, aveva stoppato la sperimentazione davanti a una pressione tale ricevuta al ministro e al ministero, autorizzò la sperimentazione e poi si rivelò una completa bufala. E questo crea un danno ancora maggiore rispetto al precedente, ovvero al ritardo eventuale di sperimentazione denunciato sul video. Questo è un problema, e l'abbiamo visto anche sull'autorizzazione che sta facendo adesso rispetto al vaccino AstraZeneca sul under 55 passato agli under 65. Purtroppo questi danni li paghi nel tempo. Paghi nel tempo, e quando tu hai dei tecnici fantastici, ma hai purtroppo una gestione della comunicazione non all'avanguardia, e che subisce a posteriori la pressione che avviene sui social, perché tu non hai una capacità, una strategia iniziale nel prevenire queste pressioni che potrebbero creare, e allora tu fai un danno reputazionale lì a carattere scientifico che non riprendi più. E questo è un grave problema, gravissimo. Giulio, allora, da quello che... Cioè, tantissima carne a fuoco, io ti ringrazio molto per essere con noi, perché mi stai aprendo... Io ringrazio per l'invito, ovviamente. Anche nel tempo avete creato un hype sui social impressionante, quindi spero di non deludere le aspettative e di non... No, le nostre sicuramente. Ma direi proprio la prima puntata che fate, insomma, spero di non... Le nostre sicuramente non le stai deludendo. Allora, a me vengono in mente due domande che vanno in due direzioni diverse. La prima è... parliamo di professionismo della comunicazione, professionisti della comunicazione che non sono a livello dei professionisti della ricerca scientifica. Ecco, la domanda è un po' anche questa che ti volevo fare, la prima. Ma secondo te chi dovrebbe comunicare la
questo tipo di cose, perché sono cose talmente delicate che ha senso che ci sia una comunicazione, ha senso che ci siano professionisti della comunicazione general purpose, quindi a carattere generale, che vengono più o meno si indirizzano, come siamo stati anche noi, no? Che siamo stati l'interruzione, io... giusto per confermare che non stai deludendo le aspettative, il Facebook user che se non autorizzi non esce, si chiama Marina Imola, che salutiamo, ringraziamo che ci sta seguendo, che probabilmente hai pagato tu per dire questa cosa, noi sicuramente no, quindi se lo ha detto di, volontariamente vuol dire che non stai deludendo le aspettative. Non stai deludendo le aspettative, scusami. Allora, cioè, diciamo che io vedo un pochino questo, da una parte professionisti magari anche forti della comunicazione general purpose che si prestano alla comunicazione di questi temi complessi, dall'altra parte mi sembra che invece ci siano, come dire, gli scarsi della comunicazione scientifica che si riciclano a fare questo tipo di comunicazione, ma che in realtà poi non riescono ad arrivare ad un pubblico vasto. E cioè, quindi abbiamo da una parte quelli che sono bravi a comunicare, ma comunicano un po' quello che gli pare, e dall'altra quelli, diciamo, scarsi a comunicare, ma magari competenti, che però arrivano a sempre ai soliti 14 e non riescono, insomma, a rompere, a uscire dalle bolle, no? Che è un po' quello che ci proponiamo di fare noi. Questa è, diciamo, la mia considerazione, la mia domanda diventa, secondo te, come, se è possibile, si potrebbe risolvere questa impasse? Perché secondo me c'è proprio una è evidente che se il mercato non riesce a rispondere a questa esigenza, o è sbagliato il mercato, il che può pure essere considerando le mie tendenze politiche, la seconda è che magari c'è un problema proprio di meccanica, quindi ci si dovrebbe trovare una meccanica un po' diversa, quindi sbagliata l'offerta. Allora, io provo a rispondere in tempi umani, perché potremmo farci un trattato di comunicazione su questa domanda, tra l'altro interessantissima. Ovviamente la comunicazione scientifica o sanitaria non è così appealing sui social, o comunque non risponde all'esigenza di una comunicazione su come si dovrebbe comunicare sui social, ok? Quindi bisogna fare un grandissimo sforzo anche di declinazione del messaggio senza snaturarlo, perché ovviamente poi ci sono dei linguaggi, ci sono dei termini tecnici, ci sono delle procedure che ovviamente, per quanto tu possa renderle accessibile a un pubblico generalista, ovviamente devi rispettare un minimo di tecnicismo, perché sennò degenera nel qualunquismo. Quindi secondo me ci sono due soluzioni a questo problema. I latini direbbero tertium non datur, o anzi non sono neanche alternativi. Secondo me bisognerebbe cercare di creare una generazione di comunicatori scientifici, che possono essere anche ovviamente tecnici sanitari. Io introdurrei degli esami di comunicazione anche nelle facoltà di medicina o di materie scientifiche, perché oggi sappiamo che, pensiamo a quanto è importante la comunicare con il paziente. No, attenzione, comunicare col paziente, ma vengo ancora prima, la prevenzione oggi in sanità. La prevenzione sanitaria è al 90% comunicazione e informazione al cittadino. Assolutamente. Okay? Quindi i policlinici universitari, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, i medici stessi, le istituzioni scientifiche, le istituzioni politiche e governative devono affiancarsi a esperti di comunicazione, che possono essere un po' di estrazione magari come la mia, che vengo io ho una formazione giuridica e poi ho 5 master in rapporti istituzionali, comunicazione e management sanitario, oppure possono essere dei tecnici del mondo sanitario, ma esperti e formati a livello di comunicazione, ok? Se no tu hai dei casi che io chiamo un po' le mosche bianche, quelle veramente che uniscono un po' una dote naturale, per esempio il professor Vaia. Non so se qualcuno che ci ascolta l'ha visto ieri a Domenica Inn, ha delle doti di comunicazione fantastiche, riesce a comunicare temi complicati in maniera semplice, che riescono ad arrivare a tutti, e soprattutto ha avuto una gestione di comunicazione anche personale in questa fase non allarmistica, ma appunto parlava soltanto con dati consolidati, o parlava di esperienze dirette, quindi sul campo. Lui si è occupato di curare pazienti Covid, quindi ovviamente
toccava con mano e poteva comunicare realtà circostanziate, cioè già consolidate perché appunto esperienze quotidiane nel corso di questi mesi. Quindi ovviamente le opzioni sono due e ripeto, non sono alternative. Bisognerebbe formare i futuri tecnici sanitari, professori, ricercatori, medici, anche ad una comunicazione personale o delle istituzioni che vanno poi a rappresentare, perché poi vediamo che il primario piuttosto che il direttore generale di un'azienda ospedaliera o si affianca ad un comunicatore sanitario, scientifico, esperto che abbia una formazione in tal senso, oppure deve diventare bravo lui a capire come indirizzare la comunicazione personale, se è uno scienziato, o della propria azienda che gestisce e dirige in quel momento. Quindi diciamo un'azienda che è un policlinico, un'azienda diciamo sanitaria. Però è anche un altro mestiere, quindi al di là, cioè uno poi ce l'ha di indole personale, come vai, allora lo fai e lo fai bene, no? No, ma sai qual è il problema? Che poi se tu non hai un minimo di formazione anche personale, poi magari non sarai tu a gestire la comunicazione, perché un direttore generale a 40 ore al giorno, se ci fossero, che si occupa di tutt'altro, però ha la percezione di chi si affianca, se è un venditore di fumo, se è effettivamente un qualcuno che poi punta alla sostanza e non al follow facile su Facebook. Okay. Perché poi tu crei o hai un'impennata, perché magari hai degli strumenti anche di appunto clickbaiting, compri follower, perché devi far vedere al direttore generale che sei più bravo, ma poi cadi alla prima criticità, oppure tu nel tempo, attraverso la credibilità dell'azienda, riesci ad arrivare a un pubblico che ti sostiene nel tempo e diventi credibile nel tempo, ok? Secondo me l'ambizione di chi gestisce un'azienda sanitaria, piuttosto che un assessorato alla sanità, quindi parlo della parte istituzionale però, Salute Lazio sopravviverà al prossimo assessore, al prossimo presidente di regione, quindi anche lì ci deve essere una forte differenziazione tra il portavoce dell'assessore e chi gestisce la comunicazione di Salute Lazio, che ricordiamo è un'istituzione pubblica e non è propaganda dell'assessore, certo, di turno. O non deve fare conversione commerciale. Esatto. Cioè, e che se no appunto perde credibilità, così come perde, certo, credibilità in maniera verticale immediata chi tende più a utilizzare un mezzo istituzionale a fini propagandistici del ministro di turno piuttosto che del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità di turno. Senti, visto che tu ci hai dato in qualche modo l'autorizzazione a procedere, o perlomeno non hai alzato le mani e dire no, io due considerazioni un po' pesantucce le voglio fare. La prima, restando anche per collegarci a quello che dicevi prima, è la domanda: secondo te vaccino Covid obbligatorio o facoltativo? Perché io ho la mia opinione, ma la dico dopo la tua, e poi eventualmente Fede, se vuole renderci partecipe della sua opinione. Credo che non so prendere a nessuno degli ascoltatori. Collegandomi a questa cosa, vaccino obbligatorio o facoltativo, quindi a quello che dicevi prima, però comunicare bene le informazioni, io poco prima della live, sono andato sul sito quello della prenotazione vaccino, perché mi volevo informarmi per i miei genitori, e da nessuna parte sul sito o nella piattaforma o sulle FAQ, eccetera, sono riuscito a trovare la suddivisione in categorie delle persone con la priorità per la vaccinazione. Quello è il portale per vaccinarsi e per come dire, prenotarsi alla vaccinazione. Parlo di quello centrale, non quello del Lazio. Quindi, che cazzo? Cioè, voi doveste spiegarmelo e me lo devo andare a leggere su Positano Notizie. Non mi sembra il caso. Quindi lascio un attimino a te le due patate bollenti. Allora, vaccino obbligatorio sì, vaccino obbligatorio no. C'è un'opinione personale, che ovviamente è personale, certo, e una strategia di comunicazione che uno deve fare. Allora, la mia personale è che anche per vecchie esperienze appunto al Ministero durante appunto il famoso decreto vaccini che ha reso obbligatorio alcune vaccinazioni in età pediatrica per magari accedere a scuola e quant'altro, certo, la mia opinione personale è che chi non si vuole vaccinare vada costretto, perché la libertà personale
è sacrosanta, ma finisce dove inizia la sicurezza pubblica. Certo. E questa è l'opinione personale di Giro Notturni. Dopodiché c'è una strategia di comunicazione, perché ovviamente bisogna sempre riflettere a monte sul a chi stai parlando, ok? Quindi se io devo promuovere la vaccinazione e lo faccio con persone, perdonatemi, tanto siamo in un clima informale, lo faccio a persone normodotate, che io lo faccia obbligatorio o meno, se parlo con una persona normodotata, lui se lo fa il vaccino, e infatti oggi non abbiamo altro che persone che ci chiedono quando possono farlo e quant'altro, e questo è un successo per la scienza. Se tu parli a persone con, diciamo, voglio essere buono, che abbiano dei dubbi, perché sono meno disponibili all'ascolto, meno disponibili, meno sabens, che magari si informano su il complotto.int o altre, diciamo, piattaforme, e lì c'è un gioco di strategia, perché se tu glielo rendi obbligatorio, gli scatta il complotto internazionale del Big Pharma che vuole vendere. Se tu glielo cerchi di, diciamo, non dico far digerire, perché non bisogna far digerire niente a nessuno, è un è una misura preventiva che salva le vite, il vaccino. Quindi non bisogna far digerire nulla, bisogna far capire la potenza e la qualità dei vaccini, e quindi bisogna cercare di indirizzarli verso una comunicazione accompagnata in maniera soft. Perché dov'è la malattia mentale in alcuni soggetti di questo tipo? Che poi rispondono a dei requisiti, i Novax spesso sono anche i famosi nazi vegani, perché hanno dei ci sono dei bias cognitivi che si ripetono. Sono gli stessi che quando, diciamo, se l'è fatto De Luca e non ne aveva diritto, hanno gridato al complotto, che vedi, i politici se lo fanno per primi perché vogliono salvarsi per primi, e noi poveri cristi non abbiamo le dosi. Ma sono gli stessi dopo, se glielo rendi obbligatorio, urlano al complotto perché ci infilano il 5G sotto pelle, perché vogliono manovrarci e ucciderci quando vogliono, perché Bill Gates ci vuole controllare tutti quanti. Quindi lì c'è un po' una strategia, secondo me, comunicativa. Bisogna cercare di non far scattare immediatamente il problema dell'obbligatorietà, e quindi cercare di accompagnare in una comunicazione che sia proattiva, spiegare l'efficacia, la sicurezza e l'importanza di fare la vaccinazione. Se proprio, secondo me, non si raggiungono dei numeri accettabili, allora secondo me lì le istituzioni dovrebbero, diciamo, intervenire in maniera più decisa, intraprendere misure un po' più coercitive, ecco. Ma questa, ripeto, è un'opinione personale. No, ma è quello che ti abbiamo chiesto, era un'opinione personale. L'opinione personale meno interessante di Francesco Ambrosino è che i vaccini devono essere obbligatori, quelli in età pediatrica, perché se tu vai all'asilo con mia figlia non gli devi mischiare il morbillo, perché tu puoi fare quello che vuoi tu con mia figlia, ma non con tua figlia, ma non con la mia. Noi abbiamo casi di persone sopravvissute a leucemia fulminante in età pediatrica, morte di morbillo, perché ovviamente non potendo vaccinarsi, perché sono persone immunodepresse, sono morte perché qualche figlio di Minus Abens Novax non aveva vaccinato il figlio, e allora lì si capisce l'importanza del, e secondo me la legittimità di imporre una misura sanitaria, perché la tua libertà finisce dove inizia la mia sicurezza, e io padre o genitore o zio di una bambina potenzialmente immunodepressa che non può vaccinarsi perché non può sopportare il vaccino, deve essere sicura di non essere di avere una un ecosistema di immunità di gregge tale che lei non si ammala di morbillo nonostante non sia vaccinata. Tutto qua. Quindi la mia opinione è pro, anzi mi piace molto la strategia che hanno adottato in Israele, che però è un paese molto piccolo e quindi è un po' diverso, ovvero adesso ti danno una sorta di bollino in modo tale che se tu ti sei vaccinato e hai fatto le due vaccinazioni, quindi sei immune in questo momento, non sappiamo per quanto, ma per un po' di tempo, ecco, puoi andare a cinema, puoi andare in palestra, puoi andare in piscina. Cioè, ma siccome la libertà personale è così importante per queste persone e non accettano le normali regole del vivere civile in società,
si creassero degli isolotti di Novax dove stanno tra loro, oppure si rifugiassero in una grotta e esercitassero la loro libertà personale in totale sicurezza. Però ecco, ripeto, l'isola delle rose, come nel film con Elio Germano. Fede, tu invece? Ma io sono in realtà molto più aperto nei confronti di queste persone. Secondo me andrebbero proprio fucilati. No, sto scherzando. Posso farvi un esempio? No, perché vedo che c'è anche una sorta di simpatia anche vostra rispetto a questi soggetti. Ma la mia è totalmente morta quando, ripeto, nel 2017 io giravo con l'allora ministra alla salute e nel tentativo poi del ministro, perché è una persona anche molto aperta, di discutere con queste persone che ovviamente ci stalkerizzavano e ci seguivano con dei capannelli importanti in ogni evento. Poi la ministra Lorenzin è stata proprio, diciamo, blastata, anche allora, perché donna. Lei una volta, mi ricordo, stavamo in una provincia di Roma, usciti da un evento pubblico, lei si fermò a parlare con questi manifestanti e, non sapendo più che cosa dire alla centesima risposta logica, conseguenziale, scientifica che dava la ministra, una delle famose mamme informate che non volevano le mamme pancine gli ha risposto: lei, ministra, ci sta togliendo il diritto di far ammalare i nostri figli. Al che lì io ho preso di peso la ministra, l'ho messa in macchina e da lì è nato il mio profondo amore per questa categoria di social media. Ma a proposito della ministra, a proposito dell'ex ministro della ministra della salute Lorenzin, ma che cazzo ha fatto? No, io volevo esprimere la mia totale solidarietà volevo esprimere la mia totale e ovviamente solidarietà all'ex ministro, quindi all'onorevole Beatrice Lorenzin, che ovviamente, come tutte le persone che riconoscono di non avere una competenza specifica, si appoggia a degli esperti di comunicazione. Ovviamente il suo social media manager oggi ha fatto, diciamo, una cazzata, si può dire, siamo in termini. Sì, non tanto. Ma, no, e ovviamente, ovviamente i social si sono scatenati su questa cosa qui. Diciamo, le responsabilità dell'onorevole Lorenzin sono limitate. Chiedendo di inserire il nome corretto della persona. Sono responsabilità? No. Nel senso che comunque alla fine il nome sull'account, come dice Zoro, il nome sull'account è quello e io me la piglio con te. Dall'altra parte è chiaro che se io vado dal meccanico e gli porto una macchina e quello mi leva il motore e dice prego vai, io vado ma poi non c'è il motore. Quindi vabbè, diciamo che probabilmente da oggi in poi le conviene. Diciamo che ovviamente la blastata, così si dice in termini tecnici, però ci sta, perché ovviamente i social si nutrono di questo, però obiettivamente le responsabilità sono, diciamo, assai limitate e soprattutto, diciamo, che lei, continuando a occuparsi di sanità, sicuramente in questi giorni è totalmente, diciamo, impegnata in altro che non nel controllare al dettaglio il tweet che doveva fare il suo social. Ragazzi, io apprezzo anche chi a un certo punto, a differenza di altri esponenti, soprattutto del centrodestra, che dicono: ah no, mi è stato hackerato, hanno stato gli hacker. No, abbia detto: regà, ho sbagliato, fine. Cioè, mi dispiace, ho sbagliato, succede. Cioè, non è che adesso si rompe il gioco perché scopriamo che c'è un social media manager dietro che prende istruzioni. È ovvio che c'è qualcuno dietro che prende istruzioni, è ovvio anche che questa persona possa svegliare. Ritornando a quello che dicevamo prima, posso dire una cosa? Ma viva Dio che non si è tutti tuttologi, cioè un politico, una persona che rappresenta un'istituzione, adesso lei non è più ministra, ma comunque è un deputato, quindi rappresenta i cittadini. Viva Dio che si affidi anche a persone che teoricamente, sicuramente siano esperti di comunicazione e che ovviamente aiutano nella comunicazione social, piuttosto anche che perché quelli di tutto stampa e quant'altro. Anche perché quelli di tutti possono fare tutto, era di un'altra compagine. Sappiamo che fine stanno facendo piano piano. Uno vale uno, infatti ne resterà soltanto uno. Senti, un altro aspetto sul quale si è generata un'enorme confusione in questo anno, praticamente, perché ieri ci hanno abbuffato le palle con un anno dal caso 1, eccetera, eccetera, è
chi prende le decisioni? Perché c'è uno scaricabarile esagerato tra lo Stato, il CTS e le regioni, che in realtà hanno potere sulla sanità locale, perché è demandata alle regioni, e quindi noi non sappiamo effettivamente, noi cittadini, se ad esempio il piano vaccinale dobbiamo ascoltare quello che dice la nostra regione di appartenenza, la nostra ASL, o quello che dice il DPCM, o quello che dice il CTS, o tutte ste cazzo di sigle che in quest'anno abbiamo imparato ad odiare tantissimo. Chi decide? Qual è la catena di comando su questa roba qua? La catena è quella espressa dall'articolo 117, titolo quinto della nostra Costituzione. Questa è ovviamente... Vabbè, questa è la risposta da figa. Questa è la risposta da figa. Dopodiché la risposta, quella confidenziale tra di voi, è: decide il Ministero, ovvero al Ministero spetta delineare le linee guida nazionali, e l'applicazione, l'organizzazione della sanità e quindi di tutte le procedure susseguenti spetta alle regioni. Ok? Quindi faccio un esempio dei DPCM. Il DPCM era diciamo lo strumento sovraordinato a qualsiasi delibera dei presidenti di regione, e quindi non si poteva derogare al DPCM se non in peius, che vuol dire non potevo derogare ad una misura restrittiva se non rendendola più grave, perché magari sul mio territorio, sul territorio specifico, c'erano delle necessità maggiori e quindi dovevo restringere maggiormente le misure di contenimento al coronavirus. Ok, quindi in tema vaccinazione, per esempio, l'ulteriore, fatemela fare, critica è che le linee guida non siano scritte proprio in maniera chiarissima, e quindi ci sono alcune regioni, per esempio, che vaccinano gli informatori farmaceutici perché li inseriscono tra personale sanitario, e regioni che non li inseriscono perché gli informatori farmaceutici di fatto non sono personale sanitario. Ma una linea guida scritta bene, senza possibilità di interpretazione, ovviamente ti prendi in carico, attenzione, una responsabilità maggiore, ma eviti problemi locali di diseguaglianza poi di trattamento nei singoli territori. Cioè, noi siamo passati da dei DPCM che andavano addirittura a definire il singolo codice ateco che poteva essere aperto o no, a non sappiamo manco se possono stare, se vengono vaccinati gli asili. Ma ad esempio, credo un paio di settimane fa, o forse un po' meno, ma non mi ricordo, nella regione toscana si potevano iniziare a vaccinare i professori e quindi il personale scolastico. Nelle altre regioni, in alcune non hanno proprio ancora iniziato, in altre stanno iniziando, ad esempio in Campania, a partire, mi pare, da questa settimana. Ma è personale scolastico, la scuola è quella nazionale, e quindi perché questa... Poi vabbè, c'è un problema di sperequazione nella distribuzione delle dosi, che è assolutamente calcolata col culo, perché cioè, io le percentuali non le ho capite onestamente. Poi ci sono delle regioni che hanno... di sicuro che non è sulla base del PIL, questo l'abbiamo capito, quella sarebbe interessante, perché la gente ha confuso il PIL con il fatturato, però vabbè, passiamo oltre, perché il PIL è di un paese, il fatturato è di una singola persona, per la gente, e quindi dobbiamo vaccinare i ricchi, che cazzo vuol dire? Vabbè, dettagli. Insomma. Voi nel Lazio, visto che tu, così torniamo nel tuo ambito proprio specialistico, come avete predisposto la parte sia infrastrutturale, cioè la piattaforma per fare le prenotazioni, sia la parte proprio organizzativa, cioè avete, così come si fanno con i tamponi, dei drive-in dove si vanno a fare le vaccinazioni, oppure si fanno nelle ASL, o avete predisposto le primule? La questione è tutta in itinere, perché ovviamente dipende esclusivamente dalle dosi di vaccino a disposizione. Certo. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo messo in campo una macchina organizzativa capace di fare anche 30.000 vaccinazioni al giorno. Ad oggi ci attestiamo tra le 7.000 e le 11.000 di oggi, ma perché siamo sottodimensionati rispetto alle dosi di vaccino. Dovendo garantire la seconda dose, noi siamo, dobbiamo procedere diciamo, in seconda senza poter scalare le marce.
E quindi abbiamo messo su un'organizzazione che rispondesse a questa problematica. Ad oggi noi abbiamo un'offerta vaccinale variegata, anche, ripeto, sia nella possibilità di prenotazione, sia nell'erogazione, sia nella creazione di diversi punti di somministrazione. Noi abbiamo circa 90 punti di somministrazione, per esempio, del vaccino Pfizer e Moderna, che tutti sappiamo che per la complessità di gestione e manipolazione del vaccino e conservazione, diciamo, deve essere fatto in situazioni ben definite, controllate, meglio se in ambiente ospedaliero, perché ovviamente un frigorifero a meno 80 gradi è difficile averlo in strutture che non siano appunto ospedaliere o paraospedaliere. Poi abbiamo una ventina di hub per il vaccino AstraZeneca, e poi abbiamo diversi altri punti di somministrazione più dislocati a livello territoriale in attesa di vaccini, appunto, come AstraZeneca o come sarà per esempio Johnson & Johnson, che hanno una capacità di maneggevolezza diversa, possono essere conservati in un normale frigorifero e quindi hanno la possibilità di essere diffusi in maniera più capillare, anche attraverso, cosa che partirà dal 1 marzo, tutta la rete dei nostri medici medicina di famiglia, i medici medicina generale, certo, che sono oltre 4.000 nella nostra regione, e quindi affideremo a loro anche alcune dosi di vaccino che quindi potranno essere somministrate nei loro studi professionali agli assistiti che seguono, ovviamente. Quindi abbiamo una diversa offerta vaccinale e delle diverse modalità anche di prenotazione, quindi abbiamo una piattaforma centralizzata sul sito della Regione Lazio e di Salute Lazio, abbiamo dei numeri, diciamo, dei call center da poter aiutare, per esempio gli over 80 che hanno meno dimestichezza con i canali digitali, quindi devono essere assistiti tramite prenotazione telefonica. Abbiamo tutta la rete dei medici di medicina generale che si potranno mettere in campo a breve, quindi uno chiamerà direttamente il proprio medico per prenotare la vaccinazione. E sostanzialmente seguirà un po' le linee guida redatte dal Ministero, che quindi seguiranno un po' l'età delle persone, quindi si procederà rispetto all'età degli assistiti e all'alta complessità patologica in alcuni casi che hanno. In questa fase noi abbiamo aperto anche al personale delle forze dell'ordine, perché ovviamente impegnati in prima persona a contatto con le persone, certo, al personale docente per lo stesso motivo, perché sappiamo tutti l'importanza di mantenere le scuole in sicurezza, aperte in sicurezza, e quindi avendo a disposizione il vaccino AstraZeneca, che prima era per gli under 55, adesso per gli under 65, in buona salute, ovviamente si è dovuto scegliere un target di persone di un'età non troppo anziana, in buona salute, e quindi si è scelta una categoria di persone più esposte o che ovviamente rispondessero ad una necessità sociale. Giulio, un'altra domanda: hai parlato appunto di assistenza e consulenza, tra virgolette, anche alle persone più anziane che magari hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali, eccetera. Nella tua esperienza, sostanzialmente, i cittadini preferiscono essere accompagnati lungo il percorso, diciamo, di informazione sulla sanità, o preferiscono invece solo ricevere indicazioni e poi, insomma, se la vedono da soli e gestiscono loro, o se ci sono dei pattern o dei cluster, quindi che sono gli anziani preferiscono avere indicazioni e poi ci pensano loro, i più giovani magari preferiscono essere accompagnati o viceversa? Ma diciamo che una corretta strategia di comunicazione, anche sanitaria, secondo me deve tenere in considerazione entrambi i casi. Mi cerco di spiegarmi, ma ripeto, ci vorrebbe del tempo per spiegare quella che è un po' una strategia da adottare in anticipo. Diciamo che abbiamo diversi strumenti nella comunicazione e nell'informazione. Abbiamo strumenti online, offline, abbiamo strumenti di outbound e di inbound marketing, abbiamo strumenti come i social che raggiungono le persone, ma ovviamente per la loro natura non possono essere così approfonditi. Quindi ci sono strategie di inbound marketing, ovvero
io ho magari una piattaforma come il sito molto dettagliata, che ha diversi collegamenti link per tutte le informazioni necessarie su un tema, che può essere con i social colgo l'attenzione, li porto sul mio sito rispetto a un tema, e poi fornisco tutta una serie di link che possono essere il link del Ministero della Salute, il link a una trasmissione alla quale ha partecipato un super esperto della materia, e posso mandarlo a far vedere anche una trasmissione. Quindi lì è una strategia che comprende tutti i mezzi di comunicazione, tutti gli strumenti per poter fare una corretta comunicazione, per poter rispondere a qualsiasi richiesta di informazione, perché le persone hanno una diversa percezione anche di quello che vogliono, e può essere differenziata in base alla propria inclinazione personale, e alla propria istruzione, alla propria età. Quindi magari un anziano è più facile prendere con una trasmissione sulla RAI, ok? Certo. Perché si tratta sempre di una strategia di comunicazione, quindi chi fa magari comunicazione per un'istituzione non si può limitare a fare social media, e non si può limitare a fare ufficio stampa. Quindi o la comunicazione è integrata su tutti i canali, online, offline, inbound, outbound e quant'altro, oppure non è comunicazione, è un tentativo raccapricciato e improvvisato. Raccogliticcio, diciamo. Raccogliticcio di cercare di fare informazioni. Una domanda. Alla volevo se bene, come diremo a Roma. E questo non vuol dire che noi lo facciamo in maniera corretta, però ci proviamo. No, vabbè, però almeno ognuno ci prova. La questione è... Ci sono diversi esempi nella storia di cose che sono state progettate con coerenza e che sono arrivate a finire male, ma sicuramente ce ne sono molte di più di cose che sono state progettate senza coerenza e che sono andate a finire peggio. Questa è la mia massima. Domanda che è sempre straordinario. Tutto quello che potrà andare male andrà peggio. Siete tipo la zanzara voi due, comunque, cioè vi insultate tranquillamente. Vabbè, però diciamo che tra i due a me fa, in questo caso no, fa anche piacere fare lo stronzo, anche se a lui viene benissimo uguale. Assolutamente. In realtà noi avevo un'altra domanda, questa è una domanda un po' stronza. Quanto, nella tua esperienza, hai lavorato tanto nel pubblico e con il pubblico più che altro, quanto hai trovato questo tipo di approccio ragionevole e razionale alla comunicazione, e quanto invece quello più raccogliticcio e appozzottato? Purtroppo mi riferisco soprattutto alla mia esperienza al Ministero della Salute, erano completamente impreparati da tutto il punto di vista, per esempio, del digital marketing, della digital communication. E io non mi scorderò mai, per esempio, il rapporto con Google al Ministero della Salute l'ho creato io purtroppo nel 2017, e prima del 2017 non avevano investito neanche un euro in campagne di sponsorizzazione su Google, o piuttosto che su Facebook, che sappiamo che, voglio dire, hanno una capacità di targetizzazione oggi che con un decimo della spesa raggiungi 10 volte più persone in maniera più corretta, settorializzata, targetizzata per età, per qualsiasi cosa. E utilizzavano ancora, spendendo 100 volte di più, strumenti di comunicazione un po', ripeto, sempre utili, e che non si devono tralasciare, perché poi abbiamo tutto un target di persone che ancora non esistono sui social e che hanno lo stesso diritto di essere informati, per esempio, per tutta la parte di medicina preventiva, di corretti stili di vita, di alimentazione sana e quant'altro. Però ovviamente nel 2017 non essere in grado di fare delle campagne di comunicazione integrate online e offline è stata un'esperienza abbastanza grande, e purtroppo non credo oggi sia migliorato di tanto. Vabbè, diceva che la pandemia non ha aiutato, ma probabilmente senza pandemia nemmeno andava meglio. Giulio, io non ti ringrazio tantissimo, ti ringraziamo tantissimo, non ti voglio trattenere di più, anche perché so che comunque hai degli impegni molto più seri di una chiacchierata con questi due stronzi, e tra l'altro uno anche pelato, quindi pensa che...
Giulio, io ti ringrazio veramente di cuore perché abbiamo trattato degli argomenti anche con un piglio un po' polemico, che è il modo migliore probabilmente per far passare dei messaggi. Sei stato molto chiaro, mi simpatico. auguro che, anche Anche simpatico, stranamente simpatico. sei Andiamo simpatico. come abbiamo iniziato. Competente, non lo so, mi frega anche poco. L'importante è che sia simpatico. La competenza Tanto, è. parliamoci chiaro, lì fuori chi lo capisce se uno è competente o No, no? ma infatti è Tu uno devi specchietto essere per interessato alla mondo. qualità, chi se ne frega anche, no? In realtà sei come Moriarty, sei un attore pagato. Assolutamente. Allora, questa live noi l'abbiamo fatta nel gruppo perché cerchiamo di tenere un po' più protetto, diciamo, il progetto, però poi verrà pubblicata su YouTube e su varie piattaforme di podcast, quindi ti girerò poi i link nei prossimi giorni, il tempo di editarla. E vi invitiamo tutte le persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno magari in differita a continuare a iscriversi al gruppo perché abbiamo in serbo un po' di ideuzze e di argomenti anche abbastanza complessi che speriamo di poter Diciamo, trattare con dopo la calma. prima, le altre sono buone idee con buoni ospiti, diciamola così, dai. Ecco, la Assolutamente, prima era una allora, pessima idea con pessimi ospiti. è che Un eravamo noi pessimo tema, due. un pessimo ospite, una pessima No, riuscita no, 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 la probabilmente. prima io parlavo della puntata zero, no, No, noi ci assolutamente. siamo sparati tutte le nostre cartucce, mie e di Federico, nella prima, perché non abbiamo più nient'altro da dire e quindi abbiamo detto perfetto, prendiamo degli ospiti così parliamo, lasciamo parlare loro, noi annuiamo, facciamo finta di aver capito il problema, ogni tanto ci prepariamo qualche domanda studiando prima e fingiamo di essere competenti. Quindi grazie a tutti, buona serata, fatevi il vaccino. E stay safe, Assolutamente. come dicono gli americani, fate attenzione, restate a casa, mettete la mascherina, lavatevi le mani, fatevi il bidet, eventualmente che pure fa bene a prescindere dal Così, Covid. proprio a caso. Quello a Così prescindere, se quello a possiamo. prescindere, Anche sempre. perché quello è proprio sanità di base, voglio dire, insomma. Esatto, quella è prevenzione, E quella è poi, se permette, è prevenzione. un corretto vivere in società, anche quello, se permettete. È il concetto di prima, la tua libertà finisce E dove inizia la finisce dove mia. inizia la mia Con il sicurezza mio sanitaria. naso, soprattutto il mio naso in questo caso. Giulio, Ragazzi, è grazie mille e va bene, stato con i nostri un piacere. ascoltatori ci Grazie a vediamo voi. lunedì. Speriamo che questo modo anche di comunicare in maniera un po' più leggera aiuti anche a fare luce un po' su alcune tematiche importanti, ma che restano sempre un po' complesse, ecco. Noi siamo certi che questo sia uno dei modi in cui si può fare comunicazioni, soprattutto alle generazioni successive ai boomer, quindi dalla generazione X in avanti. Questo è secondo noi un modo giusto di fare comunicazione con un certo po' essendo cazzari, ma seriamente. Io serio, lui cazzo. Esatto. Ragazzi, un abbraccio fortissimo a tutti quanti. Buona Ciao. serata, ciao. Grazie, grazie.